Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo ad analizzare le nuove mappe del multiplayer introdotte con il DLC Havoc uscito proprio oggi. La seconda mappa che andiamo a vedere dopo aver visto Core è la mappa Urban, che secondo me è una delle più interessanti. Perché è una delle più interessanti? Perché è molto stretta, molto frenetica e come ambientazione prevede il distretto 3 di Dallas, che è una mega struttura, come potete vedere, futuristica, veramente molto bella, molto particolare, con degli scontri veramente ravvicinati che sono una cosa fantastica. A proposito degli scontri ravvicinati, vi faccio vedere la miniatura della mappa. Guardate quanto può essere piccola. La cosa molto bella che sono andato a vedere prima, che è fatta veramente piccolissima, quindi sono quelle mappe che a me sinceramente fanno impazzire e non poco. Durante il gioco si apriranno delle porte che cambieranno ovviamente i tipi di respawn, ma soprattutto il tipo di gioco dei nostri avversari, ma non soltanto dei nostri avversari, anche di noi, e dovremmo essere veramente molto veloci perché le porte appunto blindate cambieranno radicalmente la struttura della mappa, perché come vedete si avrà la possibilità di accesso in altre determinate stanze, quindi molto ma molto particolare. Esteticamente è molto piacevole, molto ben fatta, come vedete si può entrare tranquillamente all'interno delle varie strutture e non ci sono vetri, niente da rompere, è fatta veramente molto molto facile da girare, e la cosa che a me sinceramente farà impazzire che qui si faranno veramente tante e tante uccisioni. Vediamo qui se possiamo entrare. Sì, eccolo qui. Qui c'è un bel bue, sicuramente di un gioco del bowling, qualcosa del genere. Qui invece si può rompere il vetro e si può uscire. Quindi una mappa che secondo me, almeno per il mio genere di gioco e per il mio genere di concezione di Call of Duty, è veramente fantastica perché è molto piccola, molto breve, ma attenzione alle porte blindate. Quindi questa era la mappa Urban, la seconda mappa che vi faccio vedere del DLC Havoc. Ovviamente domani arriverà il primo gameplay su questa mappa. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.